You're listening to Sales Web Radio. We are going on with the next guest. We are today. Ok, salut, we are ready. Aspetta, non capisci niente quello che dico. Ma neanche io. Okay. Detto questo, possiamo introdurre Orsù, un sorriso. Ma quanti siete? Giovani sorridenti. Aspettate, ma sono troppi. Quanti no, 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 gli altri non c'entrano. Se ne producono, ne sono 10. Allora, io la donnicciola la metto in mezzo. Non a caso. Allora, chi è che parla di più di voi? Lei. Allora, fatto me, vedi che. Allora, la metti vicino a me così mi togli il microfono. Allora, quello carino te lo prendi tu. Sì. Quello caruccio lo prendi tu. Quelli brutti io. No, scherzo. Allora, però siamo tutti in video. Sì, siamo in video. Bene, bene, bene. Ok. Anzi, io vi lascio un attimo. Cosa? Vi lascio un attimo, voglio dire. Ti lascio con... Non lo so. Allora, eccoci qui di nuovo. Faccio la presentazione perché giustamente Saiuz sta registrando. Quindi ci sono un podcast dedicato a voi, non a caso. Siamo qui in diretta dal May di Faenza, May 2.0. Ormai noi qua siamo, direi, 3 anni che ci presentiamo, anche abusivamente se vogliamo, a questa manifestazione. E voi siete i? Noi siamo i Dirty Influence. Se puoi ripetere, perché è l'apparecchio che mi frega. Dirty Influence. Perfetto, da dove venite? Da Rieti. Da Rieti, perfetto. Come siete arrivati fin qui? Perché voi siete giovanissimi, mi sembra. Sì, noi abbiamo vinto un contest a Rieti all'inizio di settembre e abbiamo avuto la possibilità di venire a suonare qui. È un contest dedicato solo alle fasce giovani o a tutti? No, era un contest dedicato un po' a tutti e noi eravamo tra i più giovani. Quindi avete sbaragliato, cioè anche band già avviate, gente di 30-40 anni anche, sì? Sì, sì. Sì, proprio, guarda, guarda come lo dice con questa arroganza. Sì, 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 sì. Cioè, andate anche vicino alla telecamera, sì, li abbiamo sbaragliati noi. Fantastici. Allora, da Rieti, come siete arrivati fino a qui? Con il pulmino. Pulmino, che, col pulmino. La mamma mi ha comprato il biglietto. No, ok, va bene. Allora, io farei una domanda a lui, posso? So che so che comandi tu, ma posso. Ti dispiace? Certo. Perché mi fa meno paura. Tu ti vedo un pochino aggressiva. Che l'altro, lo speaker mi ha abbandonato. Allora, carissimo, ti chiami? Raffaele. Giusto presentarci, io sono Luca. Raffaele, tu sei? Damiano. Nicola. Emiliano. Quindi abbiamo un Damiano, un Emiliano, un Nicola e te mi sei già dimenticato. Raffaele. Raffaele, dimmi un po', tu che suoni dentro la band? Io suono la chitarra ritmica. Sì. Mentre lui suona la chitarra. Con quel dito accusatore proprio e sto solista di niente. Emiliano suona il basso, Verdiano la tastiera e Damiano la batteria. E chi canta? Io. Ah, guarda, lui la voce, io pensavo fossi te, mi hai fregato. Hai capito? Tutta spadizia, vengo lì, parlo io, parlo. E abbiamo sbaragliato tutte, abbiamo sbaragliato fine, è lui che canta. Sta burina. No, scherzo. No, vabbè, no, scherzo a parte, dai. Quindi siete arrivati qui a Faenza per aver mediante, scusate, un contest. E non è stato facile, secondo me, perché comunque questo, al precedente contest, in quanti eravate a partecipare? Eravamo circa... 7 gruppi. 7-8. Ammazzo, una strage di avete ammazzato tutti. Aspetta, mi dice che Damiano è fuori video, Damiano, giusto? Allora noi ci stringiamo un pochettino, non voglio sfiorarti, chiedo venia. Saiuz, abbiamo perso Gian, ma fa niente, andiamo avanti così. Tornando a noi, quindi erano 7-8 gruppi, mi stai dicendo, scusami, siete arrivati primi, quindi giusto? Sì, siamo arrivati primi. Giusto pensarci un attimo per fare mente locale del podio. E qui adesso vi siete già esibiti, vi dovete esibire? Ci siamo esibiti prima, alle 6:30 qui dietro. Ok, perfetto, l'esibizione com'è andata? La piena, gremita, c'è la gente, pomodoro in faccia? No, è perfetto. Perfetto, lui mi piace perché è uno che... Cioè, gli piace, e lo cuace, e proprio le parole gli vengono, è un fiume in piena. Quindi a questo punto faccio parlare, passi un po' il microfono a Emiliano, sono stato bravo? Mazza. Però mi sfugge il tuo nome. Verdiana. Bello, Verdiana, nome. Emiliano, tu quindi suoni, stavamo dicendo? Il basso. Il basso? Sì.
bravissimo. E come ti sei avvicinato a questo strumento? Perché comunque sei giovane, non penso che ne hai cambiati tanti, no? Beh, in realtà prima sono stato anche un chitarrista, sì. Però mio fratello è un bassista, sì. Quindi e ti ha detto la chitarra l'ho venduta, ti no. Il basso, usa quello. E poi no, no, scherzo. Tutto è successo a scuola perché gli serviva un bassista e sapevano che mio fratello lo era, sì. Quindi ha detto: senti, devi aiutarci, vieni a fare suonare il basso. Poi alla fine mi è piaciuto sempre di più e quindi mi ci sono messo. E lo vedi, ma sai cosa suona sto basso? Ammazzo. Senti, ma gruppo, voi siete giovani, non diciamo l'età che non so nemmeno se possiamo mandarli in onda, ma noi ce ne freghiamo perché siete veramente giovani. Quindi la band è nata poco tempo fa, quanto tempo fa? È nata alla fine la band di adesso con questa formazione, sì. È nata praticamente a febbraio di quest'anno, quella infatti, ufficialmente infatti. Però noi comunque suonavamo insieme già dalla terza media, considera adesso per esempio. Quindi almeno 10 anni, diciamolo. No, no, 3 anni, 4 anni. Quindi nonostante comunque siete veramente giovani, quindi esperienza giustamente, il bagaglio di esperienza alle spalle non è elevato, comunque siete riusciti a vincere questo contest ed essere qui oggi con noi. C'è un casino pazzesco al MEI, io vedo un Gianluca però fuori dalle quinte, non vuole venire qui con noi già? No, non vuole venire qui con noi, dice che siamo già troppi. Dopo. No, tornando a noi, come date voi vi esibite a Rieti, stiamo dicendo? Sì, a Rieti. Dimmi, avete delle date tra sì, poco? La più vicina è l'11 ottobre, suoneremo al Teatro sì. Flavio Vespasiano. Okay. Insieme ad altri gruppi ci danno sì. Uno spazio, l'ingresso è ovviamente gratuito. Sì. Dimmi una cosa, io prima d'oggi non avevo mai visto ovviamente, come molti altri, giustamente. Passiamo la palla un po' a lui che non parla d'accordo. Mai. Dicevamo, non vi avevamo mai sentiti prima d'oggi. Se uno volesse ascoltare i vostri pezzi, contattarvi, una mail, un sito. Allora, abbiamo un sito Facebook. Sì. Che vabbè, basta scrivere Dirty Influencer il nome del gruppo e la trovi. Sì. E su questo gruppo di Facebook c'è anche il nostro canale YouTube, dove abbiamo lasciato il nostro pezzo che abbiamo registrato, il singolo, che è MILF. Poi abbiamo anche un contatto email che ora non ricordo, quindi lo dice Verdiana. Ecco. Insomma, c'è Regina alla fine, ti sei ripresa il microfono, e che fa però che cala. Al contatto email è dirtimp17@gmail.com. Scusa un attimo se interrompo. Saiuz! No, non speravo che mi, perché vedo che ci stanno dando degli omaggi, a me piacciono gli omaggi, però lasciamo stare. E tanto quindi, mediante questi siti, Facebook, YouTube e quant'altro, i contatti ci sono, avete tanti mi piace, ti stanno seguendo? Beh sì, un po' di gente ci segue e per abbiamo. Sbaglio. Sì, anche passavo per di lì e mi sono detto. E il nostro video del singolo su YouTube ha già molte visualizzazioni. Quindi cioè, sta andando molto bene. Io ragazzi, in tutti i casi, prima che me lo dimentichi, vi inviterei comunque alla nostra trasmissione del lunedì, sitewebnetwork.it, ovviamente il sito web, siamo presenti anche su Facebook, su Twitter, su YouTube, su non so se tu vai ai bagni della scuola c'è scritto sitewebnetwork, quindi facci caso, vai a scuola tua c'è scritto, e al programma provvisoriamente i tuoi compari più uno, noi vi invitiamo a essere in diretta web radiofonica con noi, anche se siete a Rieti non è un problema perché non dovete venire fisicamente in radio, ma basta avere un collegamento internet, Skype, e noi riusciamo comunque tutti i lunedì sera andare in onda. Ovviamente ora siamo un po' pienotti fino alla metà di ottobre, ma dalla seconda metà di ottobre saremo veramente ben lieti di avervi ospiti con noi. E ovviamente sulla pagina Facebook spero che ci sia uno scambio reciproco di follower, se vogliamo, di mi piace, quindi così potremo anche annoverarvi. Questa già l'ho copiata da te, che sei fuori inquadratura, e tra gli amici appunto che abbiamo su Facebook, perché comunque ci piace rimanere anche in contatto con le band che poi frequentano, diciamo, il nostro palinsesto. E Gian, vorrei dire qualcosa visto che io ci tengo, dai, non ti sei nemmeno presentato con la band, io non lo so. Dai, aspetta, esco io, facciamo sostituzione. No, ci sono. No, ci mancherebbe. Tranquillo, perché mi sembra doveroso. Io vi chiedo scusa, non volevo fare il maleducato senza fare gli onori prima di casa. Prima già anche tu dica qualcosa, sappi che hanno parlato tutti, perché io li faccio parlare esatto, tutti. Esatto, differenza mia. Lei è una vipera, parla, sparla, eccetera. Ho lasciato fuori lui, e mi dispiace. Adesso comunque Gian, vedrai che ti passa la parola. È secco che non te la passo. No, dicevo, mi chiedo scusa. Scusa, non Gian,
metto a posto la camicia fuori dal... Esatto. Sono tutto scamiciato. Arrivo subito. Mi sono perso qualcosa. Caro Luca, io ti consiglio di ascoltare anche tecnicamente, perché ho migliorato sistemando i volumi e ora va meglio. E, no, mi chiedo scusa appunto se magari non ho fatto gli onori di casa, ma... ho appunto sistemato alcune cose tecniche convenevoli vari. Mi spiace che mi sono perso la chiacchierata con voi, però penso che Luca vi abbia già detto che vedevo e sentivo che vi aspettiamo lunedì sera tra noi per quanto riguarda, diciamo così, una serata dal vivo. Mi riassumete quello che avete detto con Luca, magari, che me lo sono perso, così che gli amici che si sono appena sintonizzati adesso, anche perché io tra poco devo scappare, perché purtroppo devo presentare, non so se volete venire a vedere i gruppi che si esibiscono. Mi piace passare davanti, perché mi sento di più a mio agio di qua. Mi fai un sunto di quello che mi sono perso con voi, di cosa ci avete raccontato. 30 secondi. Io però sono fuori onda. Passo la parola anche io. Scusa? Non lo so, non è che perché... Cosa ci avete raccontato in questi... No, al tema d'italiano ho preso 7 e allora, giusto... Ale... Sentiva di dirci qualcosa. No, doppia, incredibile. No, dai, non ti voglio... La microfonofobia, non può proprio vedere i microfoni. Lei invece, guarda, è una cosa incredibile. Sta sempre con sta roba. Ma... E invece sai chi è il cantante? Cioè, che non canta ma suona anche. Sì. Indovina? Io pensavo lei, ma no. Vedi, ti frega. Con quella sempre... faccia d'angelo. Con la voce femminile, queste cose qua. E invece è lui. No, scherzo, è lui. No. Dai, ok. Complimenti. Sì, sembra uscito da una comunità di alcolisti, invece incredibilmente è... Anonimi o ben conosciuti? No, ben conosciuti. Okay. Dicevo, siete giovanissimi, veramente. Quanti anni avete? Il più giovane di noi. Scusa un attimo. Ciao Faenza! No, intanto bisogna salutare Faenza. Mi piace intanto. Gian, esatto. Sì, il più giovane di noi è 14 io anni. Io vado fuori onda, scusate. Il più vecchio è lui, che ne ha 17. Mamma noi ne abbiamo 16, 16 e 15. Dai, complimenti. Da dove venite, che io me lo sono perso? Noi veniamo da Rieti. Ah, dai, bravi. Siete accompagnati naturalmente qui da qualcuno, dei genitori o qualcuno che vi... Sì, siamo accompagnati dai genitori, ovviamente. Invece perché non potete guidare, ovviamente, quindi non potreste fare diversamente. Dai, vi faccio i complimenti per la giovane età e anche quindi per questo vostro impegno musicale, soprattutto perché a differenza di tanti coetanei, io, scusa, che tanto ammiro molto questo impegno che avete, insomma, dal punto di vista musicale, che vi tiene anche impegnati culturalmente, perché è sempre una cosa di spessore che vi differenzia da tutti gli altri, anche se poi ognuno ha i suoi gusti e preferenze e altri sono ammirevoli per altre cose che fanno. Quindi tanto di cappello, di stima nei confronti di questi giovani, valdi giovani, veramente giovanissimi, che intraprendono questa passione, nonché poi vi auguro anche carriera e strada. Vi esibite anche domani, per caso stasera, vi siete già esibiti? Ci siamo esibiti prima, alle 6:30, qui nel palazzo qui accanto. È andata molto bene, ci siamo divertiti e il pubblico ha apprezzato. Ci siamo divertiti, cioè alla fine è bello così, no? Che dici? Oh? Sì, però non succederà più perché... L'ha stroncata subito! E lui è qui, ragazzi! Ma non è per... Non è però per smentire lei, è perché domani non ci saremo più, solo... era previsto solo che suonassimo oggi. Certo. Ecco. Anche perché, non so Gian, se ti hanno detto da dove vengono, gliel'avete detto? Sì, bravo. Già. Perché me l'ho perso un passaggio, scusate. Comunque non... possiamo... Ah, tu dici... No, io vi saluto. Ah, perché tu devi andare... Sì. Vabbè, è prestino, adesso devi andare. Parlo adesso, sì. Ah, tu dici così la faccio chiudere subito, sta baracca, no? No, ricordiamo che Gian sta, non so perché, l'abbiamo messo a presentare delle band in piazza, non so che cosa, in via, non so cosa. E tra l'altro senza, cioè, ci coprono di soldi per questa cosa, diciamolo, perché siamo veramente, ci hanno riempito, abbiamo poi siamo pieni di danari. No, scherzi a parte, quindi adesso Gian ci lascerà, però direi che siamo arrivati grosso modo alla fine della chiacchierata. Noi comunque, non so se l'hai fatto tu Gian, rinnoviamo l'invito ad avervi qui con noi, cioè non qui, sui nostri programmi provvisoriamente, due compari più uno, in onda tutti lunedì sera.
vi forniamo i contatti dell'organizzazione, che sono io, tra le altre cose, luca@sites.com, bestie che arrivano, invasioni di campo, hai visto? C'è stata un'invasione. luca@sites.com, in cui avremo modo, mediante la mia casella di posta elettronica, di scambiarci appunto i contatti e organizzare anche un incontro direttamente in diretta web. Ricordiamo infine che questa chiacchierata, che spero sia andata in diretta perché Sites ogni tanto si addormenta sul monitor, e oltre a essere andata in diretta web ci sarà anche il podcast, quindi potete vedere il video che ora sembra essere fuori, ma ci sono, lui non c'è, lui in fondo, bravo, guarda capelli d'argento lo chiamano. Notare Sites che alza dita a caso, per fortuna il pollice, a volte fa il medio. Quindi ci sarà il podcast su siteswebnetwork.it, dove potrete appunto scaricare o vedere in streaming questo video e anche l'audio. Non so. Perché sei in ritardo quello che hai detto prima, il pollice, l'indice, esatto. Il medio, sì. Quindi per questo che hai alzato, perché hai detto Sites è dormendo sulla tastiera. Come dicevo, usa le dita a caso. Detto però questo, i ragazzi, che sta 15 secondi alzerà qualche esattamente, cosa. Bravissimo. Non diciamo cosa alza, che sono un casino. E quindi a questo punto, caro, saluterei prima la donnicciola, che ha già il microfono in mano. Prego. Ciao. Un ciao a tutti. Blow. In matematica ho preso 6 meno meno. No, scherzo. No, sarebbe un grande voto anche quello. Che bello. Passiamo la parola al cantante, tra le altre cose. Ciao a tutti, ricordiamo che l'11 siamo a Teatro Vespasiano a Rieti e ciao. C'è anche Damiano, giusto? Damiano, okay? C'è anche Damiano, io ci tengo. Ciao a tutti. Fantastico, mi piace perché lo cuace. Passiamo la palla al nostro Baldo Giovane. Niente, ricordiamo che abbiamo registrato un singolo, si chiama MILF, andatelo a vedere sulla pagina, sempre Dirty Influence. Ciao a tutti. Fantastico, a me sembra Francesco Totti quando parla, guarda. Ti dice adesso lo vedo, dove l'hai messo in realtà? È un complimento. Appunto, infatti non voleva esserlo, no, scherzo. No, scherzo a parte, prego, vai. Ciao, statemi bene, ci vediamo presto. State bene, ci vediamo poi al mare, alla Dispoli. Scherzo a parte. No, scherzo a parte. Io doppio microfono, no, scherzo. Lo riconsegniamo. Saluto prima io perché poi tu non la finisci più. Un grande abbraccio, ora sono serio, per una volta tanto. Un grande abbraccio a questo gruppo, Gian, che ha vinto un contest per essere qui. Quindi, insomma, non sono gli ultimi arrivati. Complimenti, bravissimi, perché così giovanissimi, perché ribadisco giovanissimi. L'ammirazione e stima nei loro confronti. Quindi, di questi giovani veramente impegnati. Un'ora bravi. In trasmissione da noi, prima possibile, ovviamente, con tutti gli impegni del caso. Prego, Gian. No, volevo salutare Faenza ancora una volta che ci ospita. Ciao Faenza! Ogni tanto Luca fa questa cosa un po' mia, non so perché è diventato peggio di me, che mi faccio coinvolgere le cose. Sto leggendo il labiale, ma esatto. La vista inizia a appannarsi, quindi... Bene, allora salutiamo i nostri amici che sono stati con noi adesso. Naturalmente tutto questo è andato in diretta e va in diretta, però poi sarà disponibile. No, non è una minaccia. Non è una minaccia, esatto. Non dovete spostare macchina, ma... Però sarà disponibile nel nostro sito in www.sizeofnetwork.it, ma soprattutto nella pagina Facebook, dove Sayuz, il grande Sayuz che vedete seduto lì in una coltre di fumo per la pubblicità. Mi sono avvicinato a Sayuz, ho messo le sue cuffie, ti giuro, odore di toscano. Esatto. Toscana è una cosa che è vero. Monterà e farà questo servizio anche per quanto riguarda il May 2.0 del 2013. Quando volete vi aspettiamo lunedì sera, contattate Luca alla sua email e fissate appunto un lunedì per venire ospiti io da noi. Io già chiuderei con te che ti avvicini in maniera irruente, sì, alla webcam. Vi ringrazio appunto per essere stati con noi e vi saluto, sei, perché vado a presentare. Sei sudato, che sei, guarda, sei un porco sudato, non scherzi. Ok, ciao a tutti cari amici, a dopo, vi lascio con Luca. Ragazzi, ciao a tutti, stacca pure il Sayuz. Ciao.